Abbiamo con noi un'attivista vegana di quelle con le palle, anche se è una donna, cioè di quelle che non si arrendono, di quelle che non mi sopportano, di quelle che mi odiano profondamente, penso, che nutrono nei miei confronti un disprezzo totale, perché pensano che non solo io sia un carnivoro, e quello ce ne sono tanti di carnivori, ma sia anche, come dire, un sostenitore di idee bieche, sia anche un massacratore di animali, uno che ha provocato evidentemente delle cose terribili nel mondo della comunicazione. Le famose iene vegane. Alessandra Di Lenge, buonasera. Ma qui ci batteremo in modo molto molto leale, molto molto sì. Leale. Allora, cara Alessandra, io voglio capire com'è questa cosa qui che abbiamo visto nella metropolitana di Milano, Alessandra, e voi che strillavate, secondo me non avete niente da fare, non so che ora era, 90 animali al secondo, che cos'è 90 animali allora, al secondo? 90 animali al secondo è il numero degli animali che vengono macellati solo in Italia, 90 al secondo, quelli che ovviamente sono sicuri, perché poi ci sono tutte le macellazioni clandestine. 90 animali al secondo, cioè noi siamo, secondo te siamo responsabili oggi in Italia dell'uccisione di 90 esseri umani ogni secondo, giusto? No, sto dicendo 90 animali non umani, tu hai detto esseri umani. Beh, secondo te saranno uguali agli esseri umani, secondo te, no? Assolutamente sì, perché comunque è sempre stato l'uomo a fare distinzioni di specie. Per cui secondo te mia figlia Viola, che si chiama Viola, ha la stessa dignità, che ne so, di un maiale? Allora io ti faccio una domanda. No, dimmelo. No, ti faccio una domanda che è una risposta. Fammela. Cosa dicevano le persone che volevano schiavizzare le persone di colore, che non avevano la stessa dignità? È la stessa cosa scusami. La gente che continua a mangiare carne. No, cioè nel senso, cioè noi siamo degli schiavisti che... secondo te? Siamo come gli schiavisti. È lo stesso identico tipo di ragionamento, perché all'epoca gli stessi rispondevano a questa maniera. No, le donne, gli stati in cui vanno ad infibulare le donne, sono liberi di fare questa cosa. Però, qua. Però scusami Alessandro, tu stai dicendo che noi... minore dignità, secondo loro. Tu stai dicendo che oggi noi viviamo in una società schiavista. Cioè la nostra... sì, ma la stupiamo? Ma la nostra società è schiavista, cioè tu stai paragonando la società occidentale, che ne so, negli Stati Uniti, in Italia... C'è la pena di morte negli Stati Uniti. Ma lasciamo la pena di morte, è in alcuni stati. Prendiamo l'Italia allora, prendiamo l'Italia. Secondo te l'Italia è un paese schiavista perché ammette l'uccisione degli animali? Ma io sto semplicemente dicendo che il ragionamento che ha permesso ogni tipo di sterminio anche tra umani. Cioè, perché qualcuno ha la pelle diversa, è fatto differentemente, ha un sesso diverso da quello dominante, ma non e quindi è così, lo si può massacrare e via discorrendo. Scusami, ma tu mi stai dicendo che, ripeto, mia figlia Viola, mi dispiace metterla in mezzo, ma è la persona più vicina che ho, per cui è per questo che te lo dico, non è che lo dico per fare casino. Cioè, è paragonabile, che ne so, a un maiale che è nel Ticino, in una fattoria del Ticino, è uguale, ha la stessa dignità. Sai che se non si fossero battute delle persone, tua figlia Viola non avrebbe neanche diritto di voto, perché le donne ce l'hanno da pochissimo. Cioè, il diritto ed è stato grazie alla gente come me che tua figlia Viola potrà votare, io posso votare, perché delle donne sono andate in piazza dicendo sveglia, le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Cioè, scusa, ma c'è la piccola differenza che gli animali non voteranno mai, E quindi? Non ci sarà mai un animale presidente del Consiglio, non ci sarà mai un animale... Quindi questo cosa significa? Questo significa che c'è una differenza, fondamentale tra gli uomini e gli animali. La scala di intelligenza che l'abbiamo fatta noi, perché se andiamo a vedere come sono capaci di fare altre cose gli animali nel loro ambiente, noi non saremmo mai capaci di orientarci. Ma che c'entra? Quello è chiaro. No, è ok. Allora, non saremmo mai capaci di? Che differenza c'è? Non saremmo mai capaci di orientarci nel cielo come un uccello. E quindi se la scala di valori fosse fatta in base a quell'intelligenza... Allora, però tu devi essere coerente, Alessandra. Tu devi dire che la vita di un essere umano, cioè di un essere umano, intendo mia e tua, mia figlia Viola, quello che è, vale come quella di un maiale. Allora, io sto dicendo... No, ma se non lo dici, devi essere conseguente da questo punto di vista. Io dico che la mia vita vale come quella di qualsiasi altro individuo, animale e non umano che sia, e non ho voglia di fare giochetti tirando in mezzo tua figlia. No, mia figlia, lascia bene, mia figlia, diciamo Giuseppe Cruciani, cioè tu, la mia vita vale come quella di un porco, cioè di un... Chi l'ha fatta la scala di valori? Ma che vuol dire chi l'ha fatta la scala di valori? È normale che la mia vita non vale come quella, no? Gli uomini la scala di valori, è ovvio che si sono messi in cima la scala di valori, torniamo sempre lì, dai! Scusami, un cacciatore quanto vale?
cacciatore quanto vale? La vita di un cacciatore. Guarda, no? Allora, io ritengo che se nel 2016 c'è ancora gente che la mattina non c'ha nulla da fare e va a sparare a degli uccellini che smembra con una fucilata, sinceramente probabilmente devono svegliarsi un attimo, perché c'è molto di meglio da fare inquinando l'ambiente. Ma come li consideri i cacciatori? A parte il fatto che sei contrario alla caccia, quello è normale. Sono contrario alla caccia, li considero delle persone assassini? Che assassini, sono degli assassini. Assassini, certo. Assassini, da mettere in, nel tuo mondo ideale sarebbero da mettere in galera. No, io volevo dire una cosa, però, dal momento che ci vengono sempre a dire cosa facciamo noi e dal momento che anche tu hai tirato in ballo questa cosa nel mio video per i bambini che muoiono di fame, no? Sapete che mangiare carne, veramente gli alimenti sono dati non a è vero, questi. Non è vero. Ad andarvi a leggere. Non è vero, sono tutte falsità enormi. Sono tutte falsità. Allora, falsità enormi, colossali. Portami le fonti. Te stai dicendo che la carne toglie da mangiare ai bambini perché provoca delle cose nel pianeta, è una puttanata inaudita. Dai, quali cose? Ma è una cosa assurda, non ha senso. Ma non ha senso dirlo, dai, su. Come non ha senso dirlo? Ma non ha nessun senso. Per produrre un chilo di carne ci vogliono 15 kg di cereali. Ma ok? Quanti bambini che muoiono di fame spenderebbero 15 kg di cereali? Ma non è così che funziona. Non funziona così. Ma perché non funziona così? Perché non funziona così? Non puoi dire se non mangiamo più la carne, allora finisce la fame nel mondo. Dai, su, ma non certo è così. Certo che sì, sono dati falsi. Ma non è così. Mentre distribuite le risorse, sai che per produrre 5 kg di carne ci vuole il quantitativo che di acqua? Che utopie, che utopie. Utilizza in un anno, non è un'utopia. Non è così. C'è un sacco di gente che sta cambiando modo di mangiare. Basta cambiare, fare la spesa, basta aprire il cuore. Allora, Alessandra... Tu hai un cane, hai avuto cane? No, non ci ho mai avuto cane. Aspetta un secondo, Alessandra, che torniamo tra un attimo dopo la pubblicità. Ferma lì. La zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani e Parenzo, facciamo una cosa a tre. Vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Giuseppe, ieri sera stavo ascoltando Zanzara come tutte le sere, faccio tassinare a Roma. Ieri il cliente voleva andare a fare una capatina a via Ustienze da cinese, quella da mezza piotta là. Allora ragazzi, abbiamo in collegamento con noi un'attivista vegana, Iene Vegane, Alessandra Di Lenge. Alessandra, io sulla questione dello spreco delle risorse, dello spreco, ti potrei rispondere citando, molti mi dicono, vedi che non sai rispondere, dici solo che non è così, ti potrei citare, perché ce li ho preparati da tempo, sì. 30-40 studi che dimostrano esattamente il contrario, per cui non stiamo su questo terreno, perché se tu dici... No, ma stiamo su un terreno, diciamo, etico. No, ma su un terreno etico. Cosa vuol dire il terreno etico? Secondo te noi siamo degli assassini? Cioè, i macellai cosa sono per te? No, spiegami che cosa sono i macellai. I macellai è gente che è pagata per ammazzare, di conseguenza se si trattasse di uomini si direbbe omicidio, si tratta di animali non umani e posso dire tranquillamente assassino, assolutamente, come cioè, lo sono degli assassini, sono degli qualcuno. Assassini, sì, sono certo. Degli assassini, i macellai sì, certo. Sono degli assassini. Tenendo sì. Dovrebbero chiudere gli macellai, secondo le macellerie dovrebbero chiudere. Ma sai che ne conosciamo diversi? E quei poveri sono resi conto di quello che facevano e sono diventati attivisti per i diritti si degli sono animali. Pentiti. No, presentami, si perché è interessante, magari l'intervista. Cioè, scusa, questi che fanno? Le macellerie in tutta Italia, io ne conosco tantissime, che ovviamente sono diventate una specie di idolo per loro, no? Cioè, le macellerie in tutta Italia, che cosa devono fare? Devono riconvertirsi? Devono cambiare lavoro? Sì, si possono tranquillamente riconvertire. In ma che cosa, io, scusa, in che cosa? Possono andare a prendere prodotti vegani, che ce ne sono un sacco, e metterli al posto dei cadaveri. Ma questo, perché è come... attenzione anche a questa piccola cosetta, che voi vi fate tanto tronfi del fatto di essere predatori e cacciatori naturali, ma no? Questa è la cosa. Cosa? Scusa, Alessandra, detta anche The Warrior, Alessandra, Alessandra, tu è una sorta di pianificazione comunista questa roba qua, cioè no, si devono riconvertire, se tu vuoi si devono riconvertire anche quelle, che ne so, le latterie, si devono riconvertire anche le yogurterie perché prendono prodotti animali?
se ci fossimo noi al posto loro, tutto sarebbe differente e si ritorna al punto di partenza. Noi al posto loro, noi al posto loro. Assolutamente. Al posto di chi? Noi al posto di chi? Al posto di chi? Di cosa stiamo parlando? Cioè noi chi? Non ho capito. È lo sterminio più grosso che sta capitando, dando schiaffi in faccia a tutto il pianeta. Cioè un genocidio, sta avvenendo un genocidio. No, ma perché stiamo uccidendo la Terra in questa maniera cioè, qua? Sta, se, non ho capito se c'è un, non ho capito se sta avvenendo un genocidio o no. Ho detto che stiamo uccidendo il pianeta, quindi ho esteso la cosa. No, non stai parlando di genocidio, no, perché tu... Perché mi... un domani i vostri nipoti non avranno da mangiare. Ma per non colpa, dire cose stupide, dai, avete, su. Avete continuato a dire che chi se ne frega. Avete paragonato il genocidio, quello che voi chiamate il genocidio degli animali, al genocidio degli ebrei. Posso dire una cosa? Sì. Ma che i nazisti hanno fatto agli ebrei, gli umani lo stanno facendo agli animali. Isaac no, Bazzi, ma scusi, Singer, signora, adesso... premio Nobel per Parenzo, la letteratura. Parenzo, intervieni a questo non punto... A questo punto su nazisti sputa sentenze. Ma dai su, ma scusi, chi adesso... ma se uno ma se un ebreo ha detto una stronzata, non è ah, che ah vabbè, ma questa è una persona che l'ha vissuto. Ma che quindi, ma stai allora, paragonando lui si è potuto permettere di dirlo. Stai paragonando, l'ho detto io. Stai paragonando, l'ha detto lui? Stai l'ha paragonando, detto lui? Stai no, paragonando lo sterminio, citando, lo sterminio degli ebrei. Sto ma la che stai citando? L'hai detto perché sai ci credi? Perché ci credi? Ci credi? Sai cosa significano le citazioni? Ma dai, che ci credi? Ma di non dire. Ma sì, è un modo paraculo, dai, su Parenzo, dimmi. Come dai. Si fa? Ma adesso io ho capito, la signora chi è anche simpatica. La... È Parenzo, è Parenzo, è Parenzo. Sono Parenzo. Ah, non lo conosco. Vabbè, è Parenzo. La signora non la conosco neanch'io, è molto simpatica. Ok, bene. Le Iene è un programma televisivo. Ma non c'entra niente con le Iene. Perché... Ma le Iene non c'entra niente. Se non ha capito una mazza. Le Iene è un film di Tarantino, quindi proprio andiamo all'origine. Iene no. Vegane è una specie di organizzazione. Okay. La loro voce Iene chiama, Vegane. La loro voce trattino Iene Vegane. La voce degli animali sarebbe. Ma non me ne frega niente, va benissimo. Vabbè, la che voce, c'è, non te ne frega niente. Per va bene, non gliene frega perché sta parlando con me dal momento ma no, che sta bravi, va benissimo. Rispetto per tutti, avanti tutta, fate quel che volete. Tanto le macellerie non chiuderà. Io continuerò ma chiuderanno a bere latte. Sicuramente perché in calo il consumo della carne ride bene potete chi ride fare, ultimo. Potete continuare a dire quello che volete, mi va benissimo. Beh, meno male, questo per fortuna sì. Non per... me ne frega niente, non ho nessun okay. Fino a quando non mi venite, fino a quando sono al ristorante, sto mangiando la mia bistecca. Nessuno. Un cadavere, che se qualcuno col suo nome. Certamente no, mangio bistecca, se qualcuno però, mentre io mangio la mia bistecca in uno dei migliori ristoranti di Roma o di Milano, qualcuno viene... o in una bettola anche qualcuno viene e mi toglie il piatto e mi dice no tu questo ecco lì mi incazzo cioè se qualcuno viene a rompermi i coglioni mentre io mi sto mangiando il mio filetto lì purtroppo mi arrabbio perché sono al ristorante sto pagando sono al guarda supermercato che stai facendo sicuramente fino a quando voi non venite a rompermi i coglioni nel mio piatto cioè sono gli stessi ragionamenti che ha fatto ogni prepotente nella cioè, no, storia, secondo te i ristoranti legale, di carne andrebbero chiusi faccio, i ristoranti di carne andrebbero chiusi e lo faccio i ristoranti di carne si possono tranquillamente convertire ma ragazzi ma, che no, possiamo... ma scusi un attimo no, io ho detto voi potete quello, dire quello potete dire e fare quello che volete a dire queste panzane per io dico solo il radio io dico solo che volete. Panzane di che? Però, che panzane? Le panzane dici tu? Io dico solo che se trovo uno di voi si dovrebbero convertire certo i ristoranti si stanno convertendo in ogni ma quale si stanno si convertendo ma quando prodotti mai? Vegani ma va benissimo mica bar. Bisogna togliere si la carne però per no, mica scusa, bisogna togliere la carne veramente non so dove tu vai a fare la ma perché scusa se consideri degli assassini le persone i complici di un assassino delle persone che mangiano la carne perché non vai a fare un attentato contro che ne so come dice il mio amico Montanini contro Giovanni Rana. Perché non andate a fare, come perché dire, fare la rivoluzione attentati? Seria, perché la rivoluzione seria. Ascolta, noi siamo per una causa di pace. Ho capito, siete voi che cercate di farci passare per degli estremisti. Noi siamo per una causa di pace. Scusa, se tu consideri un genocidio, c'è in atto attentati. Un genocidio. Stai dicendo, c'è in atto un genocidio. Primo, è un grande massacro degli animali. Dunque, siamo tutti complici di questo genocidio. Come ci si contrappone a un genocidio? Ci si contrappone anche in maniera forte, no? Perché se c'è una cosa così grave come il genocidio, uno agisce di conseguenza, o no? Ci sono delle forme di ribellioni non violente. Tipo? Non è tipo? Necessario fare tipo un attentato. Che cosa? Sei te che hai tirato fuori un attentato. Ma no, ma io cioè, sono io, certo, perché secondo me la conseguenza normale sarebbe questa. Perché non ti vai a fare no, marchiare? Non è la conseguenza sai quegli normale. Attivisti, Alessandra, quegli attivisti che si sono fatti marchiare sì, il corpo. 69. Certo. Il corpo, vatti a fare marchiare anche tu. Guarda, come marchiano le bestie? Noi abbiamo bloccato un mattatoio per un giorno. Ah, e beh, allora sai.
all'ordine che paura, del giorno. Che paura, anni. Che fate? Che paura cosa? Che paura per i mattatoi, sono messi tutti paura. Cosa? Sono messi tutta paura i mattatoi in Italia, guarda, guarda, stanno tremando. Il della storia è sempre stata una, due, tre persone che hanno fatto cambiare le masse e questo non segna la storia. Senti, ma tu con i pidocchi che fai, con i pidocchi? Io non ho pidocchi. No, ma con i pidocchi che fai se ti dovessero venire i pidocchi? Li ammazzi o no? Scusami un secondo, allora. No, ma li ammazzi o no i pidocchi? A fronteggiare il problema dei pidocchi ci risentiremo e ti dirò che soluzione ho trovato. No. Perché adesso la mia igiene è perfetta e probabilmente... Beh, ma che c'entra? Li puoi prendere, no? Li puoi prendere. Mi consentono di non avere pidocchi, mi consentono di non avere schifezze sul corpo, che ha un sacco ma che di c'entra? Gente, no, perché i pidocchi ti fanno schifo, sono animali i pidocchi, perché ti fanno schifo? Ma perché mi tiri fuori i pidocchi? No, ma perché è interessante, è interessante. Il discorso che se fossi isola deserta con un coniglio e stessi morendo no, di fame, no, lascia perdere, no, una situazione reale, no, una situazione reale, ti vengono i pidocchi in testa, può succedere. Ti vengono i pidocchi in testa, cerco la soluzione per non nuocere, ma ne parleremo. Cioè per non ammazzare i pidocchi. Non ti posso rispondere su un problema. Ma no, ma non fare però, non mi prendere, non fare la paracula con me però, Alessandra. Tu stai facendo il paraculo. Eh no, i topi, hai mai visto un topo, con i topi, che bisogna fare con i topi? I topi. Non mi ci sono trovata con i topi? Scusa, io vivo in città. Ma per, che con i topi che, con è i giusto topi? Ammazzare i topi o no? Ascolta, per sai quali sono i predatori naturali dei topi che vivono quali sono? In campagna con quali i topi? Sono? I gatti. E i gatti. Allora la natura, che fa? Distribuiamo sempre, i gatti per le città, cioè a Roma è pieno regolata per bene. Conto tuo. Per cui i topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. I topi non vanno uccisi. Non vanno uccisi. Bene, le zanzare? Le zanzare che facciamo? Le zanzare? Ma scusa, me lo dici te col nome della trasmissione che ma che c'entra? Le zanzare? Io a casa, a me mi piace ammazzare le zanzare. Dovresti difendere le zanzare, portano il ma se ti vengono addosso, che fanno? A te, se ti vengono addosso, che fai tu? Io le sposto. Le sposto le zanzare, mamma cosa c'è da ridere? Le sposti. No, fammi capire cosa c'è da ridere. Ma io la schiaccio e basta. Io la schiaccio, io sono un assassino. Ma si capisce, d'altronde siete l'emblema della prepotenza maschile. Ma perché? Io sono prepotente se ammazzo una zanzara? No, in tutto, assolutamente anche. Cioè, nel senso, te la sposti, te la sposti da addosso, non ti ammazza, non ti pizzica aspetta, e non succede niente perché la devi schiacciare. Lo sai che dimmi quando un tu... buon motivo sai che... la devi ma la terza volta che mi ronza vicino all'orecchio, esatto. Francamente, senza alcuna remora, prendo il giornale, in particolare La Repubblica, perché sì. Vabbè, che c'entra La Repubblica? Perché no, ho detto il Sole 24 Ore, però quello lo tengo sempre sul comodino lindo e intatto, che non vuol dire che non lo leggo. No, sicuramente vuol dire che non l'hai letto. No, lindo e intatto. Prendo il quotidiano diretto da Ezio Mauro, La Repubblica, che è bello corposo, con l'inserto del venerdì. Allora? Tanto avete il sangue acido, le zanzare non vi cagano. Ma perché abbiamo il sangue acido? Perché abbiamo il sangue acido? No, io ce l'ho dolce purtroppo. Per quello che mangiate, siete intossicati, quindi non avete neanche... Ma scusami un attimo, ma adesso, domanda finale, ma molti dicono, sarà, sì. Non pigliarla male questa cosa, no, molti, dicono, molti dicono che le vegane, cioè chi non mangia la carne fa sesso meglio, fa sesso in maniera molto più forte, molto più densa, molto più è vero o no sta cosa? Me l'ha detto Red, a me me lo dice Red Ronnie, guarda, si fa sesso in maniera pazzesca. Vegans, do it better. Se uno non ha il sangue intossicato, sicuramente ogni prestazione migliore. Io sono una personal trainer e ti assicuro che da quando ho smesso di mangiare morti, derivati dei morti, eccetera, morti. Mie prestazioni fitness sono tutt'altro che peggiorate. E anche sessuali? Questo lo lascio al dubbio. Al dubbio. Ciao Alessandra, ciao.